sì, io so che le fanno pure a forma di cuore e poi c'è il famoso cofanetto Tiffany che te la fanno blu. Quello non lo sapevo. Ma me la C'è il cofanetto. Sai, è vero che domani chiamo la mia estetista. Ciao Alexa, benvenuta. Ciao, grazie. Il tema di oggi è liberi d'amare come siamo fatti. E quindi partirei con una delle domande del forum arrivata dai nostri utenti, e cioè il poliamore è come tradire? Un utente scrive che fa parte di una coppia cuckold perché le piace la complicità mentale che ha col suo compagno. Un'altra invece pensa che si tratti di tradimento. Partiamo subito belle calde come domanda. Allora, il poliamore in realtà è fondamentalmente una modalità di amare che non è tanto riconosciuta nella nostra cultura, perché noi siamo abituati a pensare all'amore come un sentimento che esclusivamente si svolge all'interno di una coppia composta da due individui. In realtà, invece, culturalmente, in altre regioni, in altri stati, esiste proprio il poliamore, che non prevede per forza l'atto sessuale all'interno della coppia, ma vuol dire vivere l'amore con più persone alla volta, contemporaneamente, in modi diversi. Per noi che siamo abituati ovviamente a pensare in una maniera più monogama, è un tradimento. Invece è semplicemente un modo diverso per vedere la vita intima. Tasto dolente. Come donne ci sentiamo obbligate a fare la ceretta inguinale. 20 anni fa non era così. È colpa dell'influenza di stereotipi di genere? Mi verrebbe da dire sì e allo stesso tempo no, nel senso di sì, perché comunque il tipo di depilazione e la modalità con cui ci si approccia alla depilazione cambia seguendo una moda. Siamo partiti dagli anni 80 con i bikini super sgambati a seguire una serie di mode che l'hanno portata in alcuni casi ad arrivare proprio senza peluria come le dodicenne, alcuni dicono. Per ritornare poi invece alla modalità cespuglio, se vogliamo definirla così. Quello che però io mi sento di dire con molta importanza è che in realtà dobbiamo stare bene con noi stesse, anche per una questione intima, igienica, personale. Se ritenete che il vostro pH, la necessità di essere comunque tutelato dalla peluria, non è che bisogna depilarsi per accontentare il partner. Dobbiamo depilarci per come fa star bene noi, mantenendo i nostri livelli di igiene. Poi le mode sono mode, ci può essere anche il divertimento di decorare. È un periodo in cui, per esempio, molte estetiste stanno viaggiando su quel versante lì. La tintura, piuttosto che applicare dei piercing, dei brillantini. Non lo trovo uno stereotipo necessario, non lo trovo un'imposizione che la società ci fornisce. Quello che dobbiamo essere in grado di farlo è farlo per noi stesse, perché piace a noi stesse. Sì, io so che le fanno pure a forma di cuore e poi c'è il famoso cofanetto Tiffany che te la fanno blu. Quello non lo sapevo. Ma C'è il cofanetto. Sai, è vero che domani chiamo la mia estetista. Ci chiedono, dopo il parto non ho più nessun interesse sessuale. Era molto importante prima, ora mi sento asessuata. Temo di rovinare la coppia. Prima di tutto bisogna dire che quando si mette al mondo un bambino il nostro corpo un po' cambia e le nostre energie, come giusto che sia, sono tutte proiettate sul bambino e proprio in termini psicologici, in sistemi motivazionali, siamo proiettati sul bambino e i sistemi motivazionali che sono sempre stati attivi, come quelli della sessualità, in quel momento magari hanno una piccola pausa. La sessualità comunque pian piano riprenderà a far parte della vostra vita di coppia e nonostante sia una paura molto diffusa, in realtà poi si esaurisce naturalmente. Ci sarà un momento in cui ritroverete l'intimità col vostro compagno e il vostro partner e il problema si esaurirà da solo. Se durante il parto ci sono state delle complicazioni, tali per cui in alcuni casi comunque c'è un prolasso o una difficoltà dell'elasticità dei tessuti, ci si può rivolgere tranquillamente al ginecologo o a un sessuologo e discutere insieme di quelle che possono essere le soluzioni migliori per arginare il problema. Io vi ringrazio tantissimo, spero di vedervi numerose sul forum, rimango a disposizione ogni settimana per rispondere alle vostre domande. Non ci sono pregiudizi, non c'è una domanda stupida, quindi fate tutte le domande che volete, io sono qua per rispondervi. Grazie.